Come si dà voce ad Emilio Vedova, questo artista estremamente contemporaneo nel linguaggio non solo pittorico ma anche nel linguaggio della comunicazione? Ma guardi, io non mi sono mai posto un problema di interpretazione, io mi sono messo al servizio di un film documentario che fa parlare Vedova con tutto l'amore e la riconoscenza che si deve avere nei confronti di una figura gigantesca delle arti del Novecento, a cui va la gratitudine di chiunque faccia un lavoro in teatro, al cinema o nelle arti visive stesse. Cioè, non mi sono mai posto un problema di interpretare, perché non si tratta di un'opera di finzione, si tratta di un documentario che fa parlare in prima persona Vedova con i materiali di repertorio, che fa vedere Vedova al lavoro, che fa vedere i quadri di Vedova e fa ascoltare le magnifiche pagine del suo diario, a cui ho semplicemente e con molta modestia prestato la mia voce. È stata sottolineata la sua generosità. Che cosa intendeva il presidente della fondazione? Non lo so, io non ripeto, ho accettato questo invito perché me ne sento onorato e anche con gratitudine, quindi non so a cosa si riferiscono quando parlano di generosità, se non che probabilmente ho trasferito una passione nel leggere queste pagine meravigliose che, ripeto, sono la testimonianza di un grande del Novecento che racconta la sua vicenda nel Novecento. Parlando di questa mostra del cinema, tantissimi ragazzi, tantissimi giovani che vanno a vedere i film, che sensazione ha? Io che sensazione ho? Ma io quando ero ragazzo andavo a seguire Umbria Jazz con il sacco a pelo, molti miei amici venivano a Venezia a guardare i grandi autori, ma magari si moltiplicassero queste occasioni in cui si può stare fino a tardi, magari sulla spiaggia, a parlare di un film piuttosto che di un altro, a parlare di un'interpretazione piuttosto che un'altra, e tutti i temi che si moltiplicano a partire dalla visione di un film. Il cinema è incoraggiante che i giovani vengano a vedere la mostra del cinema di Venezia e che si affranchino per un po' di tempo, si disconnettano dai social o da altre, cioè è molto incoraggiante, fa molto piacere.